questo punto dovreste esigere noi, visto che questa sera c'è della bella gente, quando dico bella gente, attenzione, parlo sempre dell'appartenenza alla classe sociale, non di fatto estetico, ti faccio la regina. Quando dico così ognuno pensa che è titolato, ma poi dico c'è gente fine, però qualche tascio infilciato c'è sempre. Chiaro, ognuno pensa un po' tascio in titolato. Allora, dico, di politica non ne parliamo completamente perché mi sembra che sinceramente sia un fatto triste, tragico, meglio parlare del sociale, di altre cose. Però se ne potrebbe cantare, no? Sì, perché io faccio il cantante, io poi per cantare ci vuole un modello. Potresti fare per esempio Esos Ramazzotti. Ramazzotti non è che un cantante, Ramazzotti è un insegnante di vocale. Ma in che senso? Che insegna le vocali della lingua italiana, e i pop. Veramente non mi risulta affatto. Allora io ti faccio sentire un pezzetto. Sentiamo. E ci si trova sempre più soli. Oh. Ah, non sai, non sai perché è piatto. Ma quanto piatto, quanta rarità. Senti Giovanni, Giovanni, allora ne potresti fare uno nuovo, neonato, appena battezzato. Battiamo! Caro cittadino, quante soldi te potesti con la visi garanzia ci puoi grabbare potere. Sì, fottio l'Italia, sì, fottio l'Italia. Caro buongiorno, chi miliardi te cuscine pure rince, mandaranza, te miliardi tu ci sguazza. Sì, fottio l'Italia, sì, fottio l'Italia. Caro mio bettino, che scappassi con un bottino, se tu fossi in Tunisia te potesse pure via. Sì, fottio l'Italia. È la seconda repubblica. Veramente sembrava la seconda. Ma lo sa perché si è confusa? Perché sia l'una che l'altra sono sempre una fottuta. Papa Voitila! E Papa Voitila, e cosa ne pensa di questo nuovo governo? Sorella. E la sorella santità. La sorella. Dica, dica. Vuoi tu prendere come tuo legittimo libro di lettura? Libro scritto da Papa Varcare la Sogliola. E ma quanto costa, santità? 25.000. No, è troppo, è troppo. Ma lo sai che sono caro, la catatina. E poi presto ci saranno altre 30.000 per compact disc con Rosario detto in latino da Papa. E dopo Rosario farò Francesco, Luigi, Nicola, santità, santità! A proposito della Jugoslavia, cosa ne pensa di coloro che hanno disturbato le suore? Non sono uomini, sono bosniaci sessuali. Comprate il libro e conservate. Quattro copie, 100.000. Ma santità! È una vera occasione. Ma non sarete quando mi cercate, non. Ma santità! Perché sono inviato. La vostra intervista! Ma santità! Molto distratto e ci giunge notizia dal Vaticano di come si sia rattristato per il susseguirsi di matrimoni omosessuali. Ma ecco, un mio collega ha catturato un passante. Intervistiamolo. Lei è il signor Tony Fritta, per gli amici Fritta Tony. Signor Fritta Tony, cosa ne pensa di queste nozze unisex? Sì, dunque, secondo me non si può andare contro natura. Per esempio, io sono nato con una voglia di banana sul sedere, mentre davanti nessuna voglia. E immagino la gioia dei suoi genitori. Certo! Si immagini che mio padre mi ha detto: se ti impegni, un giorno diventerai ricco sfondato. E io credo di averlo accontentato a metà. Perché lei è ricco? No! E poi finiamola con questa repressione contro i Greys. D'altronde erano Greys anche i più antichi uomini della storia. E tutt'oggi scrittori, poeti, cantanti, uomini di cultura. Sì, si fa presto parlare di cultura quando poi l'ignoranza è incredibile. Lei per esempio saprebbe dirci il presente indicativo del verbo lodare. Certo! Io lodo, tu lodi, egli loda. Noi lodiamo, noi lodiamo, noi lodiamo. Ma cosa fa? Si incanta? Mi scusi, voi lodate, voi lodate. Noi? Ma...
storie di mondanità, di tutti i nostri guai, quindi si parlerà, e poi le luci si accenderanno per magia. Ma non tocchiamo questo tasto, per favore, io non insisto tanto, poi sono parole. Non tocchiamo questo tasto, no. Di Pietro inquisisce Biancaneve. Esce in chiesa, nani puliti. Non tocchiamo questi tappi. Fagiolini nel bagno usava rotoli di biglietti da 100.000. Non tocchiamo questo tascio. Devono operare Craxi perché un piede quanto una minciana. Dove si dà? Non tocchiamo questo crasto. Pettegolezze, scherzi, fatti corpola. Le ultime di un mondo che ci affascina. E poi le luci si accenderanno per magia. Ma non tocchiamo questo tasto, per favore. Io non insisto tanto, poi sono parole. Non tocchiamo questo tasto. L'Italia della ripresa. L'Italia scappata. L'Italia competitiva. L'Italia stressata. Metti un turbo nel motore e poi corri dal dottore. Spot il motivo per cui mi spottano sempre.
vecchia politica vedeva bolle di sapone, non invece balle di sapone, per questo che mi servono gli spot. Ma mi scusi, in che senso? Nel senso che lo spot non è che rompe le bolle, ma naturalmente le balle. Di sapone! Certo, se le balle sono di sapone, col Massolino vi gioco un milione di posti di lavoro per dire, per dire e per tosone. Non però so come prendere per i fondelli. Becca, mangia! E scherzava, in fondo un milione di posti di lavoro li ho trovati, il problema è trovare un milione di stipendi. Becca, suona! Però mi è venuta un'idea, pagare tutti in titoli di Stato. Botte CCT? No, altri titoli, tipo commendatore, cavaliere, grande ufficiale, e quelle signore altri titoli ancora, tipo beautiful, milagros, donna del mistero, parap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 . Per carità, signor presidente, ma con chi sta parlando? Io parlo con i contadini. Ah, adesso si occupa anche di agricoltura. No, no, i contadini non sono gli agricoltori, sono i miei collaboratori che ci stanno contando i giorni a Dini. Contadini, non mi sono ma guarda, guarda che sta arrivando quella faccia simpatica di D'Alema. A forza italiane, a vista scattare. Oh, signor D'Alema, risolvendo. Di cooperative grosse per la vergogna. Oh, ma come mai lei ha di sempre questa faccia di supposta che glicerina? Faccio insomma. Dunque il potere di Berlusconi si è sempre basato sugli spot, sì. Quindi dovrebbero fare una nuova legge che dica vietato spotare. E poi dovrebbero cambiare anche il nome alle emittenti, e non più Tele più 1, Tele più 2, Tele più 3, ma Tele meno 3, meno 2, meno 1, zero! Tutti ce l'hanno alle mani! In effetti, la televisione ti dà una mano, per questo è gradita. Si misura in pollici. Il gusto è mignolo. Sono importanti gli indici. E ti fotte l'italiano. Ma